Sono Roberto Barbieri e ho l'incarico di referente scientifico per la collezione di geologia Museo Geologico Giovanni Capellini. Vorrei parlarvi di uno dei nostri reperti e per questo ho scelto l'uovo di Epiornis, che noi conserviamo in una teca in una delle nostre sale. È un uovo di dimensioni ragguardevoli perché ha un'altezza di circa 30 centimetri ed è perfettamente conservato, è un uovo integro. Chi ha fatto quest'uovo è Epiornis, appunto, un animale di grandi dimensioni, un uccello non abile al volo, che poteva raggiungere i 3 metri di altezza e pesare fino a mezza tonnellata. Epiornis viveva in Madagascar, probabilmente in aree forestate, anche se noi non sappiamo bene in quale tipo di habitat vivesse, perché Epiornis è stato portato all'estinzione, forse 5 o 6 secoli fa, dalla nostra specie, quando ha colonizzato Madagascar. Il destino di Epiornis è stato condiviso anche da altre specie simili, da uccelli non abili al volo, che vivevano in isole. Il caso forse più celebre è quello dei Moa della Nuova Zelanda, che sono finiti così. Di Epiornis è rimasto poco, c'è un po' di ossa in giro nei musei sparsi per il mondo, anche noi abbiamo una vetrina con ossa di Epiornis, e poi ci sono le uova. Di queste ce n'è un po' più di 60, anch'esse in giro per il mondo, sono un po' concentrate in Europa, ma di queste uova solo una piccola parte integra. Il nostro è uno di questi. Ed è anche l'unico esemplare presente in Italia. Un paio di anni fa, forse 3, il Museo di Buffalo negli Stati Uniti ha acquistato dal mercato un uovo di Epiornis. Lo ha anche pagato parecchio. E poi ne ha fatto una mostra molto bella dove è stata raccontata la vicenda di questi animali. Ebbene, noi potremmo fare qualche cosa di simile nel nostro museo, il nostro uovo è perfetto e potremmo in questo modo raccontare la storia di questi animali per molti aspetti straordinari che sono stati portati all'estinzione recentemente dalla nostra specie. Speriamo di poterla organizzare in tempi non troppo lunghi e di potervi vedere tutti in quell'occasione. Vi ringrazio.